Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura alla cronaca andiamo all'Aquila. La Guardia di Finanza ha arrestato tre persone per un giro milionario di false fideiussioni. Il servizio di Niuscia Riocci. Oltre 1.100 polizze fideiussorie false emesse in tutta Italia nei confronti di enti pubblici, fra cui prefetture, ministeri e regioni, e privati da una società non autorizzata all'esercizio per un capitale coperto fittiziamente di 170 milioni di euro. Un'attività illecita che ha fruttato premi per circa 3 milioni per polizze inesistenti. Da oggi sono in corso di esecuzione da parte delle Fiamme Gialle dell'Aquila misure cautelari con un arresto in carcere e due domiciliari nei confronti di tre persone, rispettivamente amministratore delegato, presidente del collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione della Confideuropa SCPA, con sede legale nel capoluogo abruzzese e unità operativa a Colleferro Roma. Le accuse principali sono di truffa aggravata, associazione per delinquere e abusiva attività finanziaria. Tra gli enti truffati, numerosi dei quali, anche con polizze escusse, naturalmente senza successo, figurano le regioni Sicilia, Trentino e Abruzzo. La rete di clienti era così estesa perché i costi erano al di sotto della media di mercato. Coinvolta nell'inchiesta una quarta persona nella sua qualità di sindaco supplente della Confideuropa SCPA, sul quale pende un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività professionale. Nelle misure emesse dal GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del sostituto procuratore Stefano Gallo, ai quattro indagati vengono contestati anche le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed una dichiarazione infedele. Le indagini portate avanti dai militari del nucleo di polizia tributaria, guidati dal colonnello Sergio Aloia, sono scattate con un'ispezione antiriciclaggio avviata dagli investigatori della Guardia di Finanza nell'aprile del 2014 a seguito di due segnalazioni. L'una proveniente dalla Banca d'Italia su un presunto esercizio abusivo dell'attività svolta dalla Confideuropa SCPA e l'altra dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza su alcune operazioni bancarie sospette poste dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. A quel punto è emerso che la società controllata, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, aveva emesso un numero elevatissimo di fideiussioni. È stato accertato anche che le garanzie erano state prestate in favore di soggetti fisici e giuridici non consociati ed enti pubblici vari in palese violazione delle norme contenute nel testo unico bancario, che consentono ai cosiddetti confidi minori, come la Confideuropa, di garantire soltanto i consociati. Gli arrestati sono CL classe 63, MG classe 42, SR classe 40, nella loro qualità rispettivamente di amministratore delegato, presidente del consiglio sindacale e presidente del consiglio d'amministrazione della Confideuropa. Il professionista raggiunto dal provvedimento di divieto dell'esercizio temporaneo dell'attività è AA classe 49. Altra notizia di cronaca, Nicoletta Cerquitelli, 32 anni di Silvi, consigliera di maggioranza nel comune, è morta questa mattina in seguito ad un malore che l'ha colpita mentre era in casa. A lanciare l'allarme sono stati i familiari che erano con lei nell'abitazione di Via Roma e sul posto è subito intervenuto il 118, arrivato anche con l'elicottero per la giovane che era consigliera provinciale. Non c'è stato nulla da fare. All'origine del decesso, secondo le prime informazioni, potrebbe esserci un aneurisma. Appresa la notizia della morte, sul posto è arrivato anche il sindaco Francesco Comignani, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Dolore e incredulità a Silvi, considerato che era giovane, era molto conosciuta in città per il suo impegno politico. Adesso andiamo a Teramo. 11 tifosi del Mosciano Calcio sono stati denunciati per l'assalto ai sostenitori della Sant'Egidiese in occasione della gara di campionato dello scorso 11 di settembre. Sono arrivati anche i provvedimenti di DASPO, il servizio di Elisa Leuzzo. 11 provvedimenti di DASPO grazie alla sinergia tra le forze dell'ordine e i sistemi di videosorveglianza. Sì, assolutamente sì, sono provvedimenti molto importanti perché noi vogliamo mandare un segnale chiaro e inequivocabile su quella che sarà la nostra generazione per reprimere queste azioni violente e contrarie anche allo spirito sportivo di chi va a frequentare per divertirsi i campi di calcio. L'11 settembre, in occasione della partita Sant'Egidiese-Mosciano-Sant'Egidiese,
Sant'Angelo ci sono stati degli scontri dopo la partita, quindi in una via adiacente allo stadio, in cui alcuni tifosi di entrambe le fazioni sono scese da delle autovetture e ci sono stati, diciamo così, dei lanci di bottiglie, di oggetti che però sono stati subito sedati a seguito del nostro intervento. Dopo un'attività investigativa fatta soprattutto di analisi delle immagini che sono state riprese dai sistemi di videosorveglianza, siamo arrivati all'identificazione definitiva di una parte dei soggetti che hanno dato luogo a questi scontri. Tra gli 11 tifosi anche incensurati? Sì, comunque non ci siamo fermati a questi 11 provvedimenti, con il signor Questore già siamo d'accordo che proporremo altre persone, anche, questo dobbiamo dirlo, delle fazioni opposte, e questo seguirà anche per le altre manifestazioni sportive, perché comunque il messaggio deve essere, come ha detto il signor Questore, inequivocabile per tutti. Non possiamo consentire che persone che vanno per divertirsi e godersi un pomeriggio, diciamo così, di tranquillità allo stadio possano essere coinvolti invece in azioni di scontro e riportare addirittura anche lesioni personali o a cose, come in questo caso in cui sono state danneggiate anche delle autovetture. Dobbiamo ricordare che la normativa prevede che qualora il soggetto che è stato colpito dal provvedimento sia già oggetto di un analogo provvedimento precedente, c'è addirittura un aggravante per la reiterazione, si può arrivare fino a 8 anni di interdizione dai luoghi in cui vengono svolte le manifestazioni sportive. Tra gli 11 quanti erano già conosciuti alle forze dell'ordine? Circa la metà. Andiamo avanti adesso, la pagina della politica. Si attende nelle prossime ore l'ufficializzazione della nuova giunta al comune di Pescara. Nel frattempo prosegue la polemica sugli assessori esterni. Il servizio di Francesca Romana Testi. Sono ore di attesa per il destino della nuova giunta Alessandrini. Dopo l'azzeramento di tutte le deleghe la scorsa settimana, si dovrebbero sciogliere tutti i dubbi entro le prossime 24 ore. Al momento la questione più polemizzata è quella della sostituzione di assessori che hanno guadagnato la propria carica con l'ottenimento di voti elettorali, al posto di chi, invece, ha ottenuto nomine su chiamata diretta. Tutti sembrano essere dello stesso parere. Gli eletti non vanno sostituiti, però rimane il fatto che il sindaco è lui la prima persona che decide quali sono i suoi collaboratori di fiducia. Noi siamo in attesa, io sono in attesa, sono tornato da Cagliari questa mattina, sono in attesa che il sindaco ufficializzi la cosa. Io una cosa sottolineo, sono convinto che entro 24 ore questa crisi si chiuda subito per due motivi. Uno, perché la città non si può permettere una crisi così lunga, già è successo, già si è portata avanti per troppo tempo, e l'altro perché abbiamo problemi importanti sulla nostra città. Comunque il sindaco, nel momento in cui aveva deciso di sostituire, di fare un cambio all'interno della sua giunta, avrebbe già dovuto avere nel cassetto i nomi, già le sostituzioni, già avrebbe dovuto decidere tutto, non solo lui ma anche i partiti che compongono la maggioranza. Oggi abbiamo l'idea di una totale confusione, abbiamo l'idea di una decisione presa veramente all'ultimo minuto per i fatti notori che abbiamo già denunciato, che sono i fatti dell'ACA e quindi le rappresaglie interno al PD. Il sindaco cambia la squadra ma dovrebbe cambiare l'allenatore, perché il problema è che si è reso conto di aver nominato una giunta di persone che non hanno la capacità o le competenze per portare avanti appunto l'attività di assessorato, che è un'attività molto particolare, che deve vigilare sugli interventi, sulle azioni, sull'attuazione del programma. Ci vogliono delle competenze e delle capacità che non sono date dal fatto di prendere tanti voti da consigliere comunale o dal fatto di essere figlio o nipote di qualcuno. Ci vogliono delle nomine, delle scelte che vengano fatte nell'interesse della collettività. Novità all'aeroporto d'Abruzzo, al via il nuovo collegamento con Torino. Il servizio di Paolo Renzetti. I collegamenti con una delle capitali del nostro paese, con cui la regione come anche il sistema economico ha fortissime relazioni, era inevitabile che diventasse di attenzione speciale da parte nostra. Quindi esordiamo con questi voli di Blue Air, ringraziamo questa compagnia per aver scelto il nostro aeroporto per rafforzare la propria presenza in Italia. È una giovane compagnia
che sta sfidando le innovazioni, è nata da non molti anni e pur tuttavia è cresciuta significativamente, ha 6 aeroporti dove ha basato i suoi aerei. Per l'Italia è l'aeroporto di Torino ad aver avuto la fortuna di questa opzione, e noi però siamo tra gli altri pochi aeroporti messi in rete in un network significativo nelle attività di questa compagnia nel nostro paese. Questo risultato va nella direzione anche della diversificazione degli operatori, dei vettori che operano sul nostro aeroporto, che ricordo ancora, ed era la seconda riflessione che volevo rappresentare, è un obiettivo irrinunciabile contenuto nel nostro piano industriale a suo tempo approvato anche dall'azionista di controllo. Partiamo oggi con 100 passeggeri a bordo su una capacità di 120 posti, quindi direi ottimo. Diventa un collegamento molto importante per noi, per la strategia di sviluppo della compagnia in Italia. È stato richiesto tantissimo dalla comunità imprenditoriale abruzzese e crediamo che porterà dei buoni risultati anche dal punto di vista del flusso turistico che le due regioni italiane si potranno scambiare tra di loro. Lasciamo i trasporti per occuparci di sanità. Dal 2017 cambierà il servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali in ambito regionale. La rivoluzione si chiama PharmaCoop. Saranno tutte le farmacie del territorio ad offrire il servizio fino ad oggi di esclusiva competenza del centro di prenotazione unico. Il servizio. Basta le lunghe code per prenotare visite specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica strumentale. Basta code alle farmacie ospedaliere per l'ottenimento di farmaci, farmaci considerati di somministrazione diretta. La rivoluzione si chiama DPC, distribuzione per conto, e PharmaCoop, due innovazioni che la Regione Abruzzo mette in campo grazie alla legge 405 del 2001, con il supporto di Assofarm e Federpharma. Dal 2017 i servizi citati saranno di competenza di tutte le farmacie territoriali, che in Abruzzo sono ben 496. Immaginiamoci questi cittadini, che le tante famiglie, le comunità delle zone interne o di altri territori, che debbono recarsi in ospedale, pagare il parcheggio, fare la fila al CUP e ovviamente spostarsi e pagare il costo dello spostamento. Ecco, tutto questo è risolto, tranne ovviamente per alcuni farmaci che prevedono alcuni prelievi del sangue, perché ci sono alcuni che devi necessariamente prendere in ospedale per tanti motivi. Ecco, al netto di questi, oggi finalmente avremo i farmaci a disposizione nelle farmacie territoriali, e sono ben 500 punti di erogazione. Il centrodestra sui bandi del GAL e sulla chiusura posticipata dello stesso bando chiede chiarezza e punta il dito contro il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. A rischio, secondo i forzisti, ci sarebbe un finanziamento europeo da 24 milioni di euro destinato allo sviluppo delle aree rurali. Il GAL, intanto, chiariamo subito, è uno strumento che la Comunità Europea mette a disposizione dell'agricoltura svantaggiata, quella soprattutto delle aree interne, quell'agricoltura, quella povera. Questo bando viene pubblicato e c'è la scadenza, come le ricordavo, del venerdì 9 alle ore 12. Stranamente, i territori si organizzano, perché nel bando è previsto che ogni GAL, quindi ogni territorio, può avere a disposizione 3 milioni di euro. Sono previsti almeno un GAL per ogni provincia, per cui se ne possono finanziare 7. Viene esposto il bando, c'è la scadenza, c'è una prima richiesta fatta in tempi non sospetti dalla Camera di Commercio di Chieti a ridosso della scadenza, ma con largo anticipo, che chiede la proroga. Gli uffici, il dirigente dell'ufficio tecnico non dà l'autorizzazione, perché ci sono poi altre scadenze conseguenti. Stranamente il presidente D'Alfonso scrive che chiede un'ulteriore proroga, lo stesso ufficio risponde che non è possibile avere la proroga. Il venerdì mattina a mezzogiorno il capo dipartimento dell'agricoltura firma lui e non il dirigente addetto questa proroga, che è una proroga strana, perché è solo di 3 giorni, ma c'è di mezzo il sabato e la domenica, e siccome i GAL che il venerdì avevano presentato la domanda sono 7, oggi ne sono 8, chiaramente si andrà sicuramente in un contenzioso, anzi pare che qualcuno abbia già fatto qualche esposto, per cui sicuramente ci saranno ritardi, per cui sicuramente questi fondi rischiano di rimanere nelle tasche della Comunità Europea e non delle aree svantaggiate.
Cambiamo argomento. Il comune di Teramo, già precedentemente inserito tra i 26 comuni pilota per il passaggio all'anagrafe nazionale della popolazione residente, si è attivato per il rilascio della carta di identità elettronica. Da domani i cittadini potranno richiederla negli uffici comunali. Assessore, quali sono le caratteristiche nello specifico? Le caratteristiche di questa carta d'identità su formato elettronico sicuramente sono più vantaggiose rispetto a quelle contenute e previste nella vecchia carta d'identità in formato cartaceo. Innanzitutto, oltre a contenere i dati anagrafici del titolare della carta, ci saranno inclusi il codice fiscale e le impronte digitali che daranno all'utente la possibilità e la matematica certezza di poterle esibire a livello internazionale, che quindi sia una carta valida a tutti gli effetti, perché con la vecchia carta cartacea purtroppo non in tutti i paesi si poteva andare, perché non tutti i paesi la riconoscevano come documento valido. Invece con questa sicuramente questi inconvenienti non ci saranno più. E per i bambini fino a 3 anni di età questa carta d'identità elettronica avrà una validità di 3 anni, da 3 anni a 18, di 5, da 18, quindi nel momento in cui si diventerà maggiorenni avrà una durata di 10 anni. Teramo è uno dei primi comuni a mettere in atto la carta d'identità elettronica, è un primato che ci vogliamo prendere, perché così è, si tratta di venire qui in comune, di svolgere alcuni adempimenti amministrativi e poi la carta d'identità potrà essere inviata addirittura a casa. Il costo è di 22 euro, di questo però di queste 22 euro 16 euro vanno al governo, quindi è bene specificarlo, per noi sono i diritti di segreteria, quindi 5 euro, però si avrà questa carta d'identità. Tra l'altro abbiamo iniziato un'iniziativa insieme all'AIDO per la donazione degli organi, oltre 300 sono state le adesioni a questa iniziativa, per cui accanto alla carta d'identità elettronica c'è anche una bella notizia che la città di Teramo è sensibile a questo grande obiettivo, a questo grande, questa bella iniziativa che è quella della donazione degli organi. Si sono celebrati ieri pomeriggio a Picciano i funerali di Don José Alir Contreras, il sacerdote venezuelano in servizio nella diocesi di Pescara Penne, scomparso all'età di soli 37 anni. Il giovane parroco è stato colpito nelle scorse settimane da una grave patologia cerebrale. Alle sue esequie hanno partecipato le comunità che ha servito in questi anni, prima come vicario parrocchiale e poi come parroco. Andiamo ad ascoltare Monsignor Valentinetti, vescovo di Pescara Penne, e Vincenzo Catani, sindaco di Picciano, nel ricordo fatto ai fedeli, alla cittadinanza, nel corso delle esequie. Accompagnare un fratello sacerdote all'ultima dimora, pensarlo nella gloria del cielo, dopo che avrebbe potuto spendere ancora tanti anni della sua vita a servizio della Chiesa e a servizio del Regno di Dio, certamente ci riesce difficile. Fatica per due comunità parrocchiali che avevano come parroco Don José Alirio, e che in poco tempo era riuscito a conquistarsi la simpatia, la benevolenza, l'amore di tutti i parrocchiani. Padre José era diventato parte integrante e fondamentale del nostro paese. Era venuto da lontano, aveva lasciato la sua amata terra, il Venezuela, per diventare un servo del Signore, e si era ritrovato a servire la nostra piccola comunità. In poco tempo era riuscito a farsi amare da tutti, dai bambini, dai giovani, dagli anziani. Oggi Picciano subisce una grande perdita, un grande sacerdote, un grande uomo, ma anche un grande amico. E adesso, come ogni lunedì, ampio spazio allo sport. Partiamo con il calcio di Serie A e la sconfitta di sabato pomeriggio del Pescara, che brucia ancora perché è arrivata soprattutto con 2 gol nel finale di partita. Una gara, quella del Delfino, che non è stata all'altezza delle precedenti prestazioni. Comunque andiamo ad ascoltare l'analisi a caldo nel post gara fatta dal difensore Michele Fornasier.
Non so se un po' di stanchezza fisica o forse anche la voglia comunque di portarci in avanti e cercare il risultato che ci ha portato un po' a sbilanciarsi e poi al minimo errore è venuta fuori l'esperienza comunque del Chievo e ci hanno punito. Michele, qualche tifoso si chiede cosa è successo questa sera al Pescara, perché non si è vista la solita squadra. Ma secondo me comunque abbiamo fatto la nostra partita, cercavamo di fare il nostro gioco perché è una partita in casa dove volevamo fare molto bene, però come ho detto siamo calati come dite voi un po' negli ultimi minuti finali, siamo slegati come squadra e purtroppo ci hanno punito. Michele, questa prima vittoria che tarda ad arrivare è un peso a livello psicologico per voi oppure no? Beh, un po' forse lo è un po' per tutti, però come ho detto prima dobbiamo rimanere squadra, dobbiamo rimanere uniti perché i momenti di difficoltà ci sono stati anche gli anni scorsi in Serie B, figuriamoci se non ci possono essere in Serie A, però rimanendo uniti, rimanendo squadra ne verremo fuori. E adesso scendiamo in Serie D, partiamo dalla Vastese capolista, la matricola non si ferma, un'altra vittoria allo stadio Aragona, 3-0 sulla Recanatese. Implacabile ma non bellissima, determinata nello sfruttare gli errori altrui, quanto sotto traccia nella costruzione del gioco. La Vastese capolista ha ancora da mostrare la parte migliore di se stessa, ma intanto si gode primato, imbattibilità, miglior attacco del torneo, con una media incredibile di realizzazioni, bene 3 per gara, 15 totali. Sugli spalti il solito caloroso pubblico e Roberto Inglese, reduce dalla vittoria col suo Chievo a Pescara, baci e abbracci per lui che è Vastese doc. Mangiato bene oggi a pranzo? Beh, alla sapore di casa. Alla grande. A presto. Ciao. L'avversario di turno, la Recanatese, cerca di esprimere un buon calcio ma cadrà sotto i colpi del Prisco Show. Gli aragonesi non rubano l'occhio ma concretizzano e blindano il successo comunque netto. Solito 4-3-3 di mister Colavito e avvio shock con Fioretti che buca la difesa locale e costringe Russo al primo intervento della gara. Il tempo di riorganizzarsi ed ecco Cosenza che cerca l'angolino alto. Sesto minuto a inizio la giornata di grazia del 9 biancorosso. Prende palla a metà campo Prisco, arriva in zona favorevole, destro preciso ed è già vantaggio col minimo sforzo. La partita non è bella, si fa fatica a costruire, il gioco spesso ristagna nella metà campo. Tra i pali marchigiani entra Liotti per Azzolino che si infortuna. Occhio agli ospiti. Al 39esimo la palla è pericolosa in mezzo con Senigallesi che la colpisce. Da Locca appostato nei pressi il pallone miracolosamente tra le braccia di Russo. Primo tempo con Felici al tiro, vantaggio biancorosso ma partita equilibrata. Meglio la Vastese nei secondi 45. Nono minuto da Piazzato, palla a Prisco, botta a volo, respinge il portiere. 2-0 invece al 18esimo su palla inattiva. Ecco il corner, Falco che buca la marcatura, Prisco realizza la doppietta, partita in cassaforte. Una giornata di grazia che prima ruba la scena col bello scambio Prisco-Fiore diagonale al lato, poi col terzo gol del bomber servito su un piatto d'argento da Felici. Implacabile, cinica e determinata Vastese che quando abbinerà anche un gioco più armonioso e logico sarà davvero un pericolo per tutti. E adesso andiamo a vedere la sconfitta dell'Avezzano cambiando girone, prima sconfitta casalinga per i marsicani, il racconto della partita nel servizio. Un Avezzano spento e anche spuntato perde la prima gara della stagione al De Marsi contro il Muravera. Al termine di 90 minuti che hanno visto i biancoverdi concludere poco verso la porta di Arrus, chi si aspettava una passeggiata contro i sardi penultimi in classifica e senza un gol all'attivo prima di questa partita è rimasto deluso, anche perché la formazione isolana ha interpretato bene la sfida in terra marsicana trovando il gol vittoria al 90esimo con Chessa. Per l'Avezzano un KO che non cambia nulla dopo 5 giornate di campionato, ma che si spera possa servire di lezione ad una settimana dalla trasferta di Nuoro. Si comincia al settimo con uno spavento per i ragazzi di Pino Tortora e con il tiro di Bruno che scheggia la parte superiore della traversa. L'Avezzano nei primi minuti subisce un po' a sorpresa la verve dei sardi che si propongono spesso nella metà campo marsicana. Al decimo c'è una punizione di Sassarini ed un tocco di Tabacco che manda il pallone al lato, ma la squadra di Piras è ancora insidiosa e al 15esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo esatta di testa a colpire
colpire in pieno il palo con Lewandowski battuto. Dopo lo scampato pericolo i biancoverdi in qualche modo cercano di scuotersi, anche se al 24esimo è Chessa, dopo un rimpallo su punizione battuta da un compagno, a ritrovarsi davanti a Lewandowski, non riuscendo però a colpire la sfera come vorrebbe, pensando forse erroneamente di essere in fuorigioco. Al 27esimo, la prima vera occasione, l'Avezzano trova il vantaggio grazie a Bittaglie, che dopo un pallone recuperato sulla tre quarti da Persia viene lanciato in area, dove non sbaglia per l'1-0. La risposta ospite perentoria e fulminea, visto che sul capovolgimento di fronte Pinna ristabilisce subito la parità. Si arriva così alla parte finale del primo tempo, quando si vedono al 43esimo ancora gli ospiti con Nurki, che dopo una bella giocata in velocità chiama Lewandowski al salvataggio in calcio d'angolo. Nella ripresa si riparte dall'1-1 con Deramo in campo fra i biancoverdi al posto di Persia. Il gioco è però concentrato soprattutto nella zona di centrocampo, con i due portieri quasi inoperosi. Il primo acuto della ripresa arriva al 10° quando su calcio d'angolo il portiere Arrus del Muravera esce a vuoto e Lopinto colpisce di testa mandando il pallone di pochissimo al lato. All'11° si rivede il Muravera con un tiro di Nurki controllato da Lewandowski. Tortora getta nella mischia anche Padovani, richiamando in panchina Quino. Al 18° si vede anche il neoentrato Deramo concludere dalla distanza con il pallone però fuori misura. Avezzano Muravera non regala grandi emozioni. La gara appare bloccata con i biancoverdi in giornata non particolarmente brillante. A far muovere l'ago della bilancia dall'una o dall'altra parte ci vorrebbe una giocata della domenica, che però non arriva. Ci prova Nurki al 31esimo con una conclusione a giro che termina però a lato, ma il veleno è in coda con il gol di Chessa al 45esimo per la vittoria dei sardi. Bocche cucite in casa biancoverde con il tecnico Pino Tortora ed il presidente Paris, che hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Sconfitta anche per il Pineto in casa della Jesina. Roberta Di Sante. Un Pineto dilaniato dagli infortuni affronta la seconda trasferta consecutiva in quel di Jesi contro una squadra bisognosa di punti come la Jesina dell'ex tecnico del Martinsicuro Vagnoni, capace di mettere in cascina soli 3 punti in 4 gare, scatenando la contestazione dei tifosi che espongono uno striscione eloquente. Ammazza l'orso che deve rinunciare a Marfialo, Goluso, De Fanis, D'Antonio, Di Sante, con Colleluori in campo ma a mezzo servizio, è costretto a rivedere il suo 4-4-2. Il Pineto parte bene, al 7° sfiora il vantaggio con Cacciatore, che riesce ad agganciare ma non ad imprimere forza alla sfera, favorendo l'intervento in uscita di Bolletta. Al 15° occasionissima per i biancazzurri. Esposito recupera palla a centrocampo, lo scambio con Cacciatore che lancia Antenucci che in diagonale sfiora il palo alla destra di Bolletta. L'acuto del Pineto sveglia la Jesina che, pungolata nell'orgoglio, risponde 3 minuti più tardi con Trudeau che, servito da Censori, centra in pieno il palo. Al 22esimo l'episodio che sblocca la partita in favore dei locali. Il giovane portiere pinetese Parente in via Corto con la sfera che termina sui piedi di Sciba, che tutto solo deve depositare solo la palla in fondo al sacco per l'1-0. La Jesina, fino a quel momento parsa un po' contratta, prende coraggio e al 29esimo sfiora il raddoppio quando Cardinali, sugli sviluppi di un corner di testa, costringe Parente alla deviazione sulla traversa. Poi Trudeau in sacca, ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco. Ma al 40esimo sono ancora i locali a fare il colpaccio. Sciba con destrezza riesce a sgusciare in mezzo a 3 difensori prima di essere messo giù al limite dell'area e conquistarsi un ottimo calcio di punizione che Trudeau, con una parabola imprendibile, insacca sotto l'incrocio per il raddoppio dei bianchi. Rossi. Sul finale di primo tempo si rivede il Pineto con una buona conclusione a botta sicura di Ciarcelluti che costringe Bolletta a rifugiarsi in corner. Corner che l'arbitro dice non c'è tempo per battere e manda tutti negli spogliatoi sul parziale di 2-0. Nella ripresa ci si attende la reazione del Pineto che sotto di 2 reti deve far la partita se vuole ridurre lo svantaggio. Ammazza l'orso manda subito in campo Emili richiamando a sé Colleluori che, rientrato dall'infortunio, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. È proprio il neoentrato Emili al 6° tenta una conclusione dalla distanza, sulla quale però Bolletta è attento ed è sempre la Jesina ad avere le occasioni più pericolose. Al 16esimo è ancora una volta Cardinali, lasciato libero di incornare, assaggiare i riflessi di Parente che smanaccia sulla traversa. Terzo legno della gara per la Jesina e Pineto in affanno. Le assenze a centrocampo ancora una volta pesano sulla manovra del Pineto che non riesce a mettere in difficoltà Bolletta. Emblema del momento di confusione dei biancazzurri, l'azione rischiosa
Rosa al 36esimo con l'appoggio indietro di Esposito per Parente e l'estremo pinetese che manca completamente la sfera con il neo entrato Rossini in agguato. Nel finale una conclusione dalla distanza di Tinè con parata di Bolletta e una punizione di Cacciatore che lambisce la traversa. Troppo poco per sperare di recuperare un risultato che la Jesina è parsa di riuscire a controllare senza troppi patemi. Matura così la terza sconfitta consecutiva per un Pineto che deve cercare di cambiare marcia già da domenica prossima contro la San Maurese in casa, quando molto probabilmente potrà contare anche sul rientro di Marfì a centrocampo. Lasciamo il calcio per aprire lo spazio dedicato al rugby. Esordio positivo per l'Aquila Rugby nel campionato di Serie A. Giorgio Alessandri. Inizia con il piede giusto il campionato nazionale di Serie A per l'Aquila Rugby Club, che di fronte al numeroso pubblico del Fattori esordisce nella fase territoriale girone 4 con una vittoria per 36-12 sull'UR Capitolina, una delle squadre più accreditate del girone. Parte subito bene il 15 di Troiani e Rotilio, che va in meta dopo il primo giro di orologio grazie al buco creato da Nicolò Speranza nella difesa avversaria. La giovane apertura Filippo Di Marco trasforma, reagisce immediatamente la Capitolina che trova il pareggio con la marcatura di Alessandro Iacolucci. L'Aquila subisce la pressione dei romani, ma nella seconda parte del primo tempo tenta e riesce nell'allungo. Al 27esimo è il tallonatore Nicola Rettagliata, tra i migliori in campo, a schiacciare tra i pali, seguito dal capitano Alessandro Cialone tre minuti più tardi. L'unico calcio piazzato della gara, messo a segno da Di Marco, manda le squadre negli spogliatoi sul 24-7. Nel secondo tempo la partita scende vistosamente di ritmo, ma l'Aquila continua a difendere bene, respingendo i tentativi di rimonta nella Capitolina. Dopo 9 minuti, una bella azione del pack nero-verde porta alla quarta meta, quella del bonus offensivo, firmata da Luciano Montivero. Nella parte centrale della ripresa, la Capitolina va all'assalto, ma i nero-verdi tengono bene sui punti d'incontro. Il finale vede l'Aquila in inferiorità numerica per due gialli, prima a Cialone e poi a Gentile, ma comunque a segno con la quinta media di Giorgio Erbolini, che si invola dopo uno splendido intercetto. Nell'ultima azione arriva anche la seconda media della Capitolina con Stefano Bitonte. Prima della partita, il 15 nero-verde ha indossato la t-shirt Il fatto non sussiste, 6 aprile 2009, in ricordo di Ciccio Sebastiani e di tutte le vittime del terremoto, ed in seguito alla sentenza nel processo Grandi Rischi Bis emessa venerdì scorso all'Aquila. In mattinata invece il concentramento regionale, organizzato dal Comitato FIR regionale, in collaborazione con Rugby Experience, ha visto la partecipazione di circa 250 bambini e bambine nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Hanno partecipato al concentramento le società Arnold di Roma, Avezzano e Polisportiva L'Aquila. Ed è stata una partita molto piacevole, all'inizio forse un po' troppo ansiosi di andare subito a segnare. Logicamente gli avversari non te lo permettono, però tutto sommato poi ci siamo rilassati e abbiamo giocato un po' più sciolti, un po' meglio. Prima di chiudere, purtroppo dobbiamo tornare alla cronaca, perché c'è stata una tragedia a Pescara, dove è stata ritrovata nella tarda mattinata poco dopo le 11 senza vita nella sua culla una bambina di appena 2 mesi, accaduta in un'abitazione di strada Vecchia Fontanelle nell'omonimo quartiere della periferia del capoluogo adriatico. Una volta lanciato l'allarme al 118 è arrivata nell'abitazione l'ambulanza con i sanitari a bordo, che hanno provato a rianimare la piccola, però senza successo. Dell'accaduto ovviamente sarà informata l'autorità giudiziaria e sono in corso delle indagini. È tutto per questa prima edizione del TG6, i prossimi appuntamenti sono alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.